In una giornata di primavera del 1508, il 10 maggio, Michelangelo Buonarroti è a Roma e annota su un foglio che quel giorno comincia a lavorare alla volta della cappella di Papa Sisto. In una giornata d'autunno del 1512, il 31 ottobre, il cerimoniere pontificio Paris de Grassis annota nel suo diario: «Odie primum capella nostra pingi finita, aperta est». Ed eccola la cappella nostra, la Cappella Sistina. Sappiamo dunque quando Michelangelo ha cominciato e quando ha finito gli affreschi della volta. Un lavoro immane, 1000 metri quadrati di pittura, in un arco di 4 anni, tra la primavera del 1508 e l'autunno del 1512. Come si è svolta quell'impresa? La risposta è nella storia materiale dell'opera. Proveremo a raccontarla e lo faremo appoggiandoci alle carte di Michelangelo, lettere, disegni, anche rime, ai documenti dell'epoca, alle fonti storiche e a quanto è emerso nel corso del restauro effettuato tra il 1980 e il 90. Quando entra nella Sistina il 10 maggio 1508, Michelangelo ha 33 anni ed è già celebrato come sommo artista. Non abbiamo un suo ritratto a quell'età. Questo è il più vicino, di qualche anno dopo. Così ce lo mostra il suo amico Giuliano Bugiardini. Ha raggiunto la celebrità con la statua del David, collocata in Piazza della Signoria a Firenze l'8 settembre 1504. Era talmente la fama di Michelangelo per la pietà fatta, per il gigante di Firenze, che fu chiamato con suo gran favore da Giulio II, racconta Giorgio Vasari nelle sue Vite. Chiamato a Roma da Firenze come scultore a marzo del 1505. Giulio II vuole che gli scolpisca il monumento funebre, un'opera che lo inseguirà per 40 anni e rimarrà incompiuta. Ma come si arriva alla pittura, alla commissione per la volta della Sistina? Ce lo racconta Michelangelo stesso, nella lettera a un amico, in cui riassume i suoi burrascosi rapporti con il Papa. In questa lunga missiva del 30 novembre 1523, la frase che ci interessa la troviamo in testa alla seconda pagina. «Tornato a Roma, non volse ancora Papa Iulio che io facessi la sepoltura e missemi a dipingere la volta di Sisto». E ci dice anche quanto fu pagato. «Facemo e pacti, 3000 ducati». La cappella in cui il 10 maggio 1508 comincia a lavorare non ha bisogno di nulla. È completa, interamente decorata. Così come l'ha voluta Sisto IV, zio di Giulio II, che l'ha consacrata nel 1483. Vi hanno messo mano i maggiori artisti dell'epoca, maestri fiorentini e umbri, tra i quali Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli, Pietro Perugino, hanno affrescato le pareti con le storie di Mosè a sinistra, le storie di Cristo a destra. E anche la volta è dipinta. Da dove comincia a lavorare? Dal capomastro, che convoca subito e al quale già il giorno dopo, l'11 maggio 1508, versa un anticipo. Quel giorno, infatti, Piero di Jacopo Rosselli, maestro di murare, dichiara di ricevere 10 ducati d'oro per «iscervare la volta di Papa Sisto e arricciare e fare quello che bisognerà». Su questo foglio, che si conserva a Firenze, in casa Buonarroti, seguono altre 5 ricevute, l'ultima del 27 luglio, per un totale di 85 ducati. In 3 mesi, Rosselli, con i suoi aiutanti, mette Michelangelo in condizione di affrescare la volta. Demolisce la decorazione preesistente, rifinisce il supporto murario e alla fine stende l'arriccio su cui sarà posato l'intonaco che riceverà da Michelangelo le figure e i colori che vediamo.
Rosselli fa anche il ponteggio. Com'era fatto? Non lo sappiamo, però abbiamo qualche indizio. Intanto è certo che Michelangelo rifiuta il ponte proposto da Bramante, che da architetto di palazzo sovrintendeva ai lavori in Vaticano. Fu fatto quel ponte? Non si sa. Ma Condivi e Vasari dicono di sì, e che Michelangelo lo rifece a suo modo. Lo fece utilizzando le buche pontaie quattrocentesche venute alla luce in occasione del restauro. Sono in cima alle pareti lunghe, a destra e a sinistra di ogni finestra, al di sotto delle lunette. In alcuni punti sono state trovate scolature di colore su una fascia di arriccio che Michelangelo ha lasciato grezza per il semplice fatto che non ci arrivava. Era coperta dal palco e ospitava i sostegni del ponte. Un'ipotesi tanto suggestiva quanto controversa prende forma da un foglio che si conserva agli Uffizi. Con questo schizzo, Michelangelo avrebbe indicato al capomastro come si sarebbe trovato se la struttura fosse stata troppo accosto alla volta. Dai gradini finiva col battere la testa, sulla piattaforma doveva stare sdraiato. Se quella è stata la struttura del ponteggio, Michelangelo avrebbe dipinto dalle gradinate mobili che permettevano di accedere ai diversi livelli le lunette, le vele e i veggenti e dalla piattaforma centrale le storie bibliche e gli ignudi. Lo schizzo degli Uffizi ha fatto da guida al ponteggio per il restauro della volta. La rampa che vediamo corrisponde alle arcate gradinate del palco di Michelangelo. Qui Gianluigi Colalucci, il restauratore della Sistina, e i suoi collaboratori Bonetti e Rossi simulano la posizione di Michelangelo nel dipingere la volta. Una posizione che riprende quella che si dà Michelangelo stesso in una caricatura che accompagna il sonetto in cui si descrive al lavoro sui ponteggi della Sistina. Il ventre rattrappito sotto il mento, la barba al cielo, il pennello che gocciando gli incrosta la faccia, i lombi entrati nella pancia, i fo del cul per contrappeso groppa e i passi senza gli occhi muovo in vano. È in questo stento che dipingerà la volta della Sistina. All'interno di una cornice marmorea, 9 riquadri con scene della Genesi. Ai lati, 10 coppie di ignudi seduti su plinti lapidei. Al di fuori della cornice, 12 figure di veggenti assisi su troni monumentali. Nei 4 pennacchi angolari, episodi miracolosi nella storia del popolo ebraico. In 8 vele e 14 lunette, gli antenati di Cristo. E poi le figure attorno ai 7 profeti e alle 5 sibille e le coppie di putti cariatide ai lati dei loro troni. E i putti regi targa con i nomi dei veggenti, e nudi bronzei appaiati sopra i pennacchi e ai vertici delle vele, e 10 tondi bronzei con scene dell'Antico Testamento retti dagli ignudi, medaglioni di misura notevole, dal diametro di 1,5 metri circa. Più o meno 300 figure. Il Papa gli aveva chiesto di dipingerne solo 12, gli apostoli, e il resto un certo partimento ripieno d'adornamenti, come s'usa. Lo racconta Michelangelo al suo amico Fattucci nella lettera che già conosciamo, e ricorda che, facendovi gli apostoli soli, mi parea che riuscissi cosa povera. Lo dice al Papa, che gli concede di fare come voleva. E così, grazie alla liberalità di Giulio II, al posto dei 12 apostoli ci sono i veggenti, e invece di un ornato geometrico, abbiamo quelle immagini della creazione, la cui risonanza ininterrotta nella nostra cultura, secondo Ernest Gombrich, è inferiore solo al libro della Genesi che illustrano.
ha dipinto tutto questo ritto in piedi e a lume di candela. La luce naturale era quanto mai inadatta, radente sulla volta e in controluce per le lunette, le vele, i pennacchi, e scarsissima, anche perché il ponteggio tagliava le finestre. Al ponteggio non si poteva che accedere dall'esterno, da una di queste finestre, salendo per mezzo di una torre di legno. È certo, infatti, che il ponte era sospeso. Il pavimento era quindi sgombro e la cappella agibile. Altrettanto certo è che il ponteggio è stato montato in due metà e in tempi diversi. E la prima metà, ce lo precisa Condivi, fu fatta dalla porta fino a mezzo la volta, cioè dal fondo della cappella. Ed è dal fondo della storia che Michelangelo comincia a dipingere. Procede a ritroso, dalle storie di Noè, con la grande scena del diluvio universale, al peccato originale e alla creazione di Eva. Lì è il punto di cesura tra la prima e la seconda puntata, e lì è anche il punto di svolta, come vedremo, tecnico e stilistico. Prima di vederlo dipingere, torniamo alle sue prime giornate nella Sistina. E ci torniamo con questa lettera al Reverendo in Cristo Frate Jacopo in Firenze. «Avendo io a dipingere qua certe cose», gli scrive Michelangelo, «m'è di bisogno una certa quantità d'azzurri begli». E si raccomanda «che siano begli, e io vi prometto il giusto prezzo». È il 13 maggio 1508 quando scrive questa lettera, appena 3 giorni da quando è entrato in Sistina. Passeranno dei mesi prima che usi gli azzurri begli di frate Jacopo e i colori che sappiamo si faceva mandare da Ferrara. Un giorno, dopo il 27 luglio, data in cui si sarebbero conclusi i lavori preparatori, Michelangelo inizia a dipingere. E sappiamo dove. Queste sono le prime figure dipinte sulla volta della Sistina. I rifugiati sull'isola sotto la tenda nella tumultuosa scena di massa del diluvio. Scena complessa e travagliata. Viene finita e poi in gran parte distrutta. A Michelangelo non piace. Osserva quelle figure e quei colori nel mare di calce bianca che era allora la volta e decide di demolire tutto tranne la zona indicata in grigio nel grafico realizzato dai restauratori, il gruppo dell'isola e la figura del vecchio che si trascina il figlio morto. È questo tragico brano l'unica parte interamente sua del diluvio. Il resto è degli aiuti, a partire dalle prime figure. A dipingere qui sono loro, i 6 garzoni che aveva fatto venire da Firenze, tra loro 2 notevoli artisti come Francesco Granacci e Giuliano Bugiardini. Aiuti che lavorano sotto i suoi occhi e sotto la sua ferrea guida e sui suoi cartoni, così accurati da non lasciare spazio a iniziative personali. Non sarà stato soddisfatto Michelangelo del risultato, ma non è certo che si sia subito liberato degli aiuti. Forse qualcuno lo avrà mandato via, ma altri rimangono. I dati emersi dal restauro rivelano la presenza di collaboratori in tutto il primo terzo della volta, quindi almeno fino all'autunno del 1509. Troviamo comunque la mano dei migliori pittori che ha avuto a disposizione nella scena dell'ebbrezza di Noè, in particolare nelle figure dei figli. Anche nel sacrificio di Noè c'è la mano degli aiuti. Di certo nella figura della moglie del patriarca. Tracce della bottega si trovano nei troni dei veggenti che furono realizzati per primi,
in particolare nei putti cariatide. Ecco quelli della Delfica. Sul trono di Zaccaria possiamo fare un confronto. Questo è Michelangelo e questa è la bottega. Gli aiuti sono comunque puri esecutori. L'invenzione, il disegno, il cartone sono sempre di Michelangelo. Torniamo alla tormentata scena del diluvio. Ci vollero 29 giornate per portarla a termine nella redazione finale, comprese le 6 della parte salvata. Nel gergo dell'affresco, la giornata è quella della tenuta dell'intonaco, appunto fresco, attorno alle 6 ore. I passi sbagliati del diluvio fecero da lezione, servirono per delle scelte definitive. Per esempio, mentre il brano dell'isola è dipinto prevalentemente a secco, il rifacimento è realizzato a buon fresco. E così sarà per tutta la volta. Non solo, non ci saranno più scene gremite di piccole figure. E soprattutto, Michelangelo si mise a dipingere. Sul successivo grande riquadro, quello con l'albero della vita, al centro tra la tentazione e la cacciata dall'Eden. Sono passati quasi 2 anni dal diluvio e tutto è cambiato. Le figure sono 6 e monumentali. Superano i 2 metri di altezza e l'esecuzione è veloce, senza aiuti. 13 giornate in tutto, con l'Eva della cacciata dipinta in una sola seduta. Era bellissima Eva nell'età dell'innocenza e Michelangelo ce la fa vedere prima che prenda il frutto proibito. È rosso, verde, giallo il serpente avvinghiato all'albero, 3 colori sfumati e cangianti. Eva è già piegata nel dolore, Adamo sta per entrarci. Sulla sua figura, sul suo gesto, sul suo movimento, Michelangelo ha molto riflettuto. 3 volte in questo foglio prova la torsione del busto e 2 volte va in dettaglio sulla mano destra. In un altro studio la posizione è ormai fissata e Michelangelo, osserva il maggiore studioso dei suoi disegni, Michael Hirst, si dedica qui al problema di catturare la plasticità del corpo umano in un momento in cui l'idea base della figura è stata stabilita. Una figura in scorto straordinariamente condotta, fra le difficili e belle, bellissima e difficilissima. Così Giorgio Vasari di fronte al gigantesco corpo di Aman che Michelangelo proietta violentemente in primo piano. Siamo ormai verso la fine dei lavori, nell'estate del 1512. È l'ultima scena ad essere dipinta. È tratta dal libro di Esther, dove si racconta della punizione di Aman, il malvagio che finisce impiccato al palo che aveva preparato per il giusto Mardocheo. Proviamo a seguire il processo creativo di questo difficilissimo brano della volta. Michelangelo lo realizza in 3 fasi, mediante 3 grandi cartoni. Il primo per la scena di destra, con la lettura delle storie al re Assuero e le figure sulla porta. Il secondo per la figura di Aman crocifisso. Il terzo per la scena in cui Esther accusa Aman. I dati raccolti durante il restauro ci dicono che l'esecuzione non è stata la stessa per le 3 sezioni. Per la scena di destra il cartone era estremamente accurato e fu trasferito mediante la tecnica dello spolvero, che consiste in questo. Il cartone, forato lungo le linee del disegno, viene appoggiato sull'intonaco e battuto con un sacchetto di tela contenente polvere di carbone. È la tecnica che garantisce la massima precisione e risulta prevalente in tutta la prima metà della volta. Per la scena di sinistra il cartone era piuttosto sommario e fu trasferito con la cosiddetta incisione indiretta, usata anche per la figura di Aman.
È un metodo più rapido, che consiste nel ripassare le linee del disegno con una punta metallica su malta fresca. Per Aman, però, il disegno risulta definito e rifinito come quelli per lo spolvero. L'esecuzione fu lunga e complessa, e difficile fu tenere fermo il cartone sulla superficie concava. Lo rivelano i tanti fori lasciati dai chiodi, soprattutto intorno alla testa e alle braccia di Aman, trovati dai restauratori. Prima del cartone ci sono i disegni, e Michelangelo deve aver molto disegnato per questa vela, in particolare per il corpo di Aman. Ce ne sono rimasti sei, un numero molto alto, con fogli anche grandi. Una lunga ricerca, per la torsione del corpo, per la posizione delle braccia, per la mano sinistra aperta, per l'inclinazione del ginocchio sinistro, per il piede sinistro violentemente contratto. Ci mise 4 giornate per il corpo di Aman, delle 16 che richiese tutta la vela, e ce ne vollero 8 per la cornice. Torniamo all'inizio dei lavori. Abbiamo visto che Michelangelo ha cominciato dal diluvio. E dopo che cosa ha fatto? Per rispondere dobbiamo metterci sotto la vela di Josias, che a quel tempo non era stata ancora dipinta. E siamo qui per puntare al vertice della vela e precisamente al bucranio che lo sovrasta e che, anche questo, allora non c'era. C'era invece questo foro da cui spunta un chiodo di ferro con un pezzettino di corda legato. Andiamo dall'altra parte della volta e sulla vela opposta a quella di Josias troviamo anche qui un foro. Questo è stuccato per un grosso chiodo. Dunque Michelangelo, dopo il diluvio, si è dedicato a definire il grande rettangolo interno, la cornice delle 9 storie bibliche. E per farlo ha teso delle corde da un capo all'altro della volta. Dove sta la vela di Josias, sotto la scena del diluvio universale, è la partenza di tutto. La realizzazione della cornice comincia qui e si svolge tutta di seguito in 34 giornate che si concludono sul capitello del trono di Isaia. La lettura delle giornate in occasione del restauro ha rilevato che alla cornice vanno ad appoggiarsi gli intonaci di tutte le altre parti, tranne il diluvio. Ma perché ha fatto la grande partizione geometrica dopo aver dipinto quella scena? Non lo sapremo mai. E c'è un'altra domanda a cui è impossibile rispondere. Se il ponte, come è certo, non era intero, in che modo ha potuto dipingere tutta di seguito la cornice centrale? Con una torre mobile usata molto probabilmente per i lavori preparatori? Forse.